Crolla il prezzo dell'argento dopo l'aumento dell'84% dei margini comunicato dal COMEX. I prezzi degli alimentari aumentano fino ad avvicinarsi al record, mentre l'inflazione accelera. L'euro torna sui massimi di 17 mesi, la BCE potrebbe indicare l'intenzione di alzare i tassi di interesse. Il petrolio cala per il quarto giorno consecutivo in reazione alle aspettative di una diminuzione della domanda americana. Da Napoli, Giancarlo Dall'Aglio, analista di materie prime di giancarlodallaglio.it. Ciao Giancarlo. Buongiorno a tutti, buongiorno Luciano. Allora, il più marcato crollo del prezzo dell'argento dal 1983 potrebbe non essere finito. Il COMEX a New York rende più caro dell'84% fare speculazione nelle contrattazioni del metallo, spingendo gli investitori verso l'uscita. Il minimo in contante che si deve depositare quando si prende a prestito dai brokers per trattare sui futures dell'argento, salirà a 21.600 dollari per contratto dopo il 9 di maggio. Lo dice il Chicago Mercantile Exchange Group, il proprietario del COMEX. Una buona idea questa. A un certo punto nella tua introduzione hai parlato di speculazione. Io sento parlare di beni rifugio, un po' da tutte le parti, no? Oro, argento, beni rifugio per eccellenza. Si compra argento e si compra oro perché c'è la flight to quality, la corsa verso la sicurezza, la qualità, no? E invece queste situazioni ci fanno vedere che quello che è imperversa è una grandissima speculazione. Nel momento in cui ci sono movimenti di prezzi che fanno salire determinati strumenti finanziari con una linea verticale verso l'alto. È successo all'argento, era arrivato a 50 dollari, ne abbiamo parlato nel nostro ultimo appuntamento, quando ricordai la speculazione dei fratelli Hunt. E poi è successo che nel fine settimana, dopo la chiusura di venerdì, il CME Group, dopo la decisione del COMEX, ha dichiarato che i margini sarebbero cresciuti del 13%. Quindi abbiamo iniziato con un piccolo aumento dei margini. Questo motivato con la volatilità che era cresciuta nell'argento, per cui si correva ai ripari per garantire sia l'exchange, quindi le casse di compensazione e garanzia, sia i broker. A mezzanotte della domenica, ti faccio un attimo la Sì, cronostoria, certo. mezzanotte della domenica, quindi nella nostra nottata europea, sui mercati asiatici, in particolare la borsa di Singapore, l'argento apre con un crollo di 5 punti, arriva a 42,4 o giù di lì, e per poi riprendersi, quando ho aperto il mio negozio, come uso dire, quindi ho acceso tutti i computer alle 7 meno un quarto del mattino di lunedì, ho detto no, c'è un errore perché ho visto questa barra pazzesca rossa. L'argento poi era risalito in area 44, ha concluso la giornata più o meno a metà di questi 5 punti, ma non era finita lì perché il martedì ovviamente l'effetto domino ha provocato altre vendite e c'è stato in contemporanea un'altra comunicazione che segnalava un altro aumento dei margini. L'effetto di questo aumento dei margini è stato esattamente opposto a quello desiderato, e cioè la volatilità è triplicata. Siamo arrivati ai record massimi di volatilità per l'argento, superiori ancora a quelli del 1980, superiori a quelli dell'83. Che cosa è successo? Che tanti piccoli investitori hanno dovuto chiudere forzatamente le loro posizioni perché magari investiti con una leva piuttosto alta. La comunicazione che ci hai ricordato poco fa, cioè un aumento finale dell'84% sul totale dei margini, spingerà fuori ancora tanti investitori. Quindi, a questo punto, sia chi è al rialzo, sia chi è al ribasso, quindi in questo momento nella posizione giusta, sarà costretto a chiudere posizioni. È una situazione, secondo me, incresciosa, nel senso che bisognava provvedere a monte, con un altro tipo di regolamentazione. Ci parlano tanto di regolamentazione, ci parlano tanto di trasparenza e poi invece succede che magari vengono tutelati grandissimi investitori, magari con grandissime posizioni short,
cosa su cui si vocifera da mesi, e invece non vengono tutelati piccoli investitori o piccole case di brokeraggio che detengono posizioni sia a leva, ma che nel momento in cui la stessa viene aumentata dell'84%, sono costretti in ogni caso a chiudere le posizioni, anche, ripeto, se dal lato giusto. E che fa adesso il prezzo dell'argento? Io ho trovato un sondaggio che dice che potrebbe calare di un ulteriore 14% fino a 34 dollari l'oncia entro la fine della prossima settimana. Il prezzo dell'argento è salito troppo e troppo in fretta, Giancarlo? Sì, il prezzo dell'argento è salito molto in fretta, c'erano chiusure di posizioni all'opposto da parte di istituzionali che avevano posizioni al ribasso, le stop loss scattavano a ripetizione e quindi si è innescato questo rialzo fino a 50. Il nervosismo era crescente, certo che questa è una bella mazzata per tanti. Questo calcolo che mi hai segnalato, cioè l'argento potrebbe scendere di un altro 14%, immagino sia fatto sulla base del totale delle posizioni aperte attualmente, di open interest, cioè il numero di contratti esistenti, cumulando le posizioni al rialzo e al ribasso sui derivati sull'argento, è sceso già drasticamente, e si calcola probabilmente che ci dovrà essere un'ulteriore discesa dovuta proprio al fatto che molti non riusciranno a sopportare l'ulteriore aumento dei margini che si innescherà appunto a partire dal 9 maggio. Aspettiamoci ancora tanta volatilità, se si spingerà ancora al ribasso il prezzo e qualcuno potrebbe speculare proprio su questa cosa, su questo annuncio, anzi sono convinto che succederà, avremo un ulteriore calo delle quotazioni. Sicuramente per chi appunto trada questo strumento finanziario, direi che l'unica raccomandazione per chi è fuori è: siete fortunati, restate fuori. Cioè è veramente molto pericoloso in questo momento, è come lanciare la monetina, lavorare sull'argento. Per quanto riguarda il discorso dei beni rifugio, e chiudiamo qui poi insomma l'argomento se vuoi, non è solo un fatto dell'argento, anche l'oro, bene rifugio per eccellenza, sì, ieri quando le borse calavano perdeva 32 punti, è una reazione dovuta al fatto che vengono trattati come strumenti finanziari anche quegli strumenti che si vestono del ruolo di bene rifugio in particolari momenti di mercato, quali per esempio quelli in cui ci si attende un aumento dell'inflazione. Quando però si prende profitto su tutto e anzitutto sugli strumenti su cui si è in buon utile. L'oro è uno di questi. Inflazione, i prezzi degli alimentari salgono e si avvicinano al massimo storico nel mese di aprile, assecondati principalmente dall'aumento del grano, aggiungendo quella pressione sui prezzi che dalla Cina al Brasile porta le banche centrali ad alzare i tassi di interesse, passando per l'Europa. Un indice di 55 materie prime elaborato dall'Organizzazione Alimenti e Agricoltura delle Nazioni Unite, con sede a Roma, la Food Agricultural Organization, la FAO, è salito a 232 punti ad aprile, era salito al massimo di sempre a febbraio, quando aveva raggiunto 237,2 punti, per poi calare del 2,6% a marzo. Questo è vero, teniamo presente però, Luciano, che osservando il movimento dei prezzi proprio nelle ultime giornate, diciamo nell'ultima settimana, se ben ti ricordi parliamo sempre del mais, no? Come la commodity alimentare facente parte del settore dei grani più rialzista, e cioè quella con i fondamentali più deboli se vogliamo. Anche il mais nel finire della scorsa settimana ha avuto due giornate pazzesche. Giovedì meno 30 punti, sospeso a ribasso, in gergo limit down, e il giorno dopo recupera immediatamente tutto il terreno perduto e va a fare più 30 punti. Lunedì scende ancora, ieri recupera. C'è un grande nervosismo. Sicuramente questo focus inflattivo che si sta sempre più concretizzando, nonostante la Fed smentisca, lo ha fatto anche la settimana scorsa quando appunto c'è stato la riunione del FOMC, dicevo, questo focus inflattivo comincia a innervosire sempre di più, anche i mercati azionari sembrano un po' scricchiolare, la FAO fa determinate dichiarazioni, la commodity per esempio alimentare più rialzista delle ultime due settimane, il caffè, ieri ha perso 12 punti. Cioè, voglio dire, quando si
si instaurano determinati focus, e quando ci sono situazioni tipo quella dell'argento, gli investitori cominciano a tirare i remi in barca un po' su tutto. Diciamo che l'unica cosa buona, fra virgolette, nell'aumento dei margini dell'argento potrebbe essere il fatto di avere un po' fatto scemare la speculazione che si stava accanendo anche su tante altre materie prime. Adesso forse per qualche settimana ci si andrà un po' più con i piedi di piombo. Sembra evidentemente esserci un po' di maggiore tranquillità sul prezzo delle materie prime, ma rimane da vedere appunto se questo è un effetto legato all'andamento della domanda o meno. Sì, sicuramente, sicuramente c'è anche un discorso di razionamento dei prezzi o razionamento della domanda, è la stessa cosa. Nel momento in cui il prezzo di una commodity sale troppo, perché naturalmente ci sono fondamentali deboli, c'è scarsità di quella materia prima, c'è scarsità di offerta in relazione alla domanda, succede che però poi quando si esagera si ha il fenomeno opposto, proprio perché si inizia a consumare di meno. Vedi il cotone, era arrivato a 210, adesso lo ritroviamo sotto 150 in poche settimane, perché a quel punto la domanda ha cominciato a diminuire. Succede la stessa cosa anche con le materie prime agricole, nel senso che i prezzi si equilibrano. Quando il mais sale troppo aumenta la domanda per il grano e viceversa, oppure per la soia. Cioè, ci sono comunque degli equilibri che alla fine tendono a riportare sui valori storici determinati rapporti fra le varie commodity. È ovvio che comunque la domanda aumenta sempre, perché la qualità della vita migliora, i paesi emergenti migliorano, crescono, la Cina cresce a ritmi pazzeschi, e quindi anche se tenta di diciamo frenare la sua crescita con continui piccoli aumenti dei tassi di interesse o comunque con continue richieste di aumento delle riserve per le banche, questo fenomeno fa sì che poi si ripercuota anche sui prezzi. Non dimentichiamo anche l'effetto clima, che sta sempre di più rendendo difficile poi stabilire quale sarà un determinato raccolto, oppure stabilire se una stagionalità verrà mantenuta, verrà rispettata. L'euro si mantiene nei dintorni dei massimi degli ultimi 17 mesi contro il dollaro. Ci sono speculazioni, aspettative più che altro che la Banca Centrale Europea possa segnalare all'incontro di politica monetaria di oggi l'intenzione di aumentare i tassi di interesse entro l'anno, appunto per limitare l'inflazione. L'euro arriva a 1,48,94 nella mattinata di Londra, ieri era salito a 1,49,40, che è il livello maggiore dal dicembre del 2009. Sì. I componenti della Banca Centrale Europea, ad iniziare dal Presidente Jean-Claude Trichet, hanno sottolineato i timori sull'inflazione, mentre dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, ci sono molti pochi timori sull'inflazione, e questo rimane uno delle chiavi della differenza fra l'andamento dell'euro e quello del dollaro, la forza dell'euro, la debolezza del dollaro. Ma assolutamente sì, sono due view differenti. La Fed smentisce che ci sia inflazione, o meglio dice l'inflazione è un fatto temporaneo, ma calcolano l'inflazione con un trucco, e cioè praticamente eliminando dai conteggi cibo ed energia, che sono poi le situazioni che pesano sui portafogli dei cittadini, no? Ho sentito un intervento di Mainati, tuo ospite, di qualche giorno fa, il quale faceva notare proprio questa cosa in maniera piuttosto agguerrita, e secondo me aveva perfettamente ragione, insomma l'ho seguito con interesse. Bene, vediamo anche l'euro contro lo yen e infine anche il dollaro nel rapporto con la valuta
giapponese. E arriviamo a parlare di petrolio. Il petrolio che cala per il quarto giorno consecutivo a New York è la sequenza di ribassi più lunga delle ultime 8 settimane. Accade in seguito a un calo della domanda di benzina negli Stati Uniti, che è il più grande consumatore di greggio al mondo. Dopo che anche il Dipartimento dell'Energia ieri ha detto che le riserve di greggio sono aumentate a livello più alto da ottobre, mentre appunto che il consumo di benzina diminuisce di pari passo con le riserve che aumentano. Ieri abbiamo visto anche dei dati economici, ad esempio l'indice ISM non manifatturiero mostrare un rallentamento della crescita del settore servizi in America. Il greggio cala di 81 centesimi, 108,43 il barile a New York. I prezzi che sono diminuiti per 4 giorni dall'11 di marzo hanno guadagnato il 36% nello scorso anno. Vale la pena nominare anche il Brent, che a Londra cala a 120,49 dollari il barile. Sì, anche se rimane ancora molto aperta questa forchetta inusuale fra Brent e WTI, siamo intorno agli 11 dollari e mezzo, 12 dollari di differenziali sulle scadenze frontali, c'è appunto questo calo. Il petrolio aveva aperto la settimana in calo sulla emotività dopo la notizia dell'uccisione di Bin Laden. Subito dopo il mercato ci ha ripensato e in giornata ha detto no, potrebbero aumentare i rischi per il terrorismo, per gli attentati, perché Al-Qaeda si potrebbe vendicare e quindi il petrolio è tornato su. Siamo tuttavia in un momento in cui, in una settimana in cui c'è debolezza a partire dal mercato azionario, e sappiamo che il mercato azionario alla fine riesce a condizionare un po' tutto, cioè a meno che non ci sia un tema forte a livello di fondamentali, il mercato azionario riesce poi a trascinare giù tutti i settori. E guardando proprio i settoriali, anche sul mercato azionario, già lunedì si vedeva una certa rotazione, si vedevano vendite sulle risorse base. Sull'energia, questo è stato rispettato, il petrolio appunto è tornato sotto 109, come facevi giustamente notare. Sorprende il calo della domanda di benzina, che invece si riteneva potesse crescere moltissimo, soprattutto rispetto al gasolio, infatti i differenziali si erano allargati, soprattutto anche in vista della stagionalità e della driving season americana, la stagione estiva. Ci fa vedere questo con una certa preoccupazione che in realtà miglioramenti dell'economia non è che ce ne siano tanti. È importante, sarà importantissimo a questo punto anche il dato di domani, venerdì, il dato più importante del mese, quello sul rapporto mensile sull'occupazione americana. Di lì credo che potremo avere poi l'indirizzo per i mercati per le prossime 2-3 settimane. Giancarlo Dall'Aglio, grazie mille Giancarlo, arrivederci. Grazie a voi.